o è un fatto storico la risurrezione o è inutile la nostra fede, cioè io ho buttato nel nulla e per nulla la mia vita. In passato la fede dei cristiani nella risurrezione di Cristo era sufficientemente sostenuta dalla fede nei Vangeli, nei padri della Chiesa e nella Chiesa stessa. Tuttavia, a partire dal XVIII secolo, l'ascesa del razionalismo scientifico ha portato molti a mettere in dubbio questo evento, spingendo alla ricerca di prove scientifiche. In questa ricerca, una reliquia spicca per il suo profondo mistero e per la sua capacità di affascinare e stupire, la Sindone di Torino. Nonostante oltre un secolo di studi approfonditi, questa reliquia continua a porre numerosi interrogativi sfidando lo scetticismo di molti. Padre Maurizio Botta, sacerdote devoto alla Sindone, spiega perché questa potrebbe essere la reliquia più importante che la Chiesa possiede. Tutte le ferite descritte nei Vangeli sono compatibili con quelle che noi troviamo nella Sindone. Non si sa come si sia formata ancora oggi, con tutti gli esperimenti, tutte hanno provato in mille modi a spiegare come si sono tutte ipotesi. Lo scetticismo nei confronti della Sindone è iniziato quando il progresso scientifico ha portato le persone a credere che i miracoli e il soprannaturale potessero essere spiegati dalla scienza e dalle nuove tecnologie. Ben presto, però, gli scienziati si sono trovati di fronte a domande ancora oggi senza risposta, come le caratteristiche uniche della Sindone di Torino. Nello Balossino, ricercatore scientifico e studioso di lunga data della Sindone, ci spiega meglio questi dettagli. Sindone cosiddette, che sono simil sindoniche, hanno un grossissimo difetto, e cioè sono tutte riproduzioni fatte deteriorando i fili sindonici, cioè bruciandoli, per esempio, o col calore o con acido solforico, ma la Sindone, le fibre della Sindone sono intatte. E questa è la prima caratteristica. La seconda è quella che ho accennato prima parlando della tridimensionalità, e cioè la tridimensionalità è una caratteristica intrinseca della Sindone che non esiste nelle altre immagini. L'interesse internazionale per la Sindone iniziò nel 1898, dopo che fu fotografata per la prima volta per volere del re d'Italia, Umberto I. Le prime fotografie della Sindone risalgono al 1898, quando l'incaricato da parte del re, il fotografo Secondo Pia, era presente nel maggio 1898 all'interno del Duomo di Torino per fotografare per la prima volta la Sindone. La prima fotografia, quella di Secondo Pia, quindi siamo nel 1898, ha messo in evidenza l'aspetto fisionomico, quindi abbiamo potuto vedere da allora come è fatto l'uomo sindonico. Oggi i negativi originali di quelle prime foto possono essere ammirati al Museo dei Papi di Roma, a pochi passi da San Pietro. Anche da chiesa, prima dell'ostensione. Quindi Ivan Marsura possiede i negativi di quelle prime immagini e ce le mostra. La vediamo in maniera abbastanza nitida, e c'è anche un bel particolare perché c'è un addetto del servizio del Duomo di Torino che si intravede dietro un candelabro. E questa, diciamo, che ci rende tutti i particolari, tutti i dettagli molto nitidi, molto puliti. Qui invece già vediamo il volto, sono due particolari tratti dalle prime fotografie di Pia. E abbiamo già i dettagli del volto, in negativo e in positivo. Questa immagine può quindi essere davvero il volto di Cristo? La Sindone conservata a Torino potrebbe essere la prova definitiva della risurrezione di Cristo? Se volessi fare un discorso esaustivo su tutte le prove che in qualche modo possono portarci a dire che quello è verosimilmente, uso questo termine per dire che c'è una leggera linea di separazione al fatto che ci sia stato il corpo di Cristo, le indagini sono multidisciplinari, quindi ho parlato della fotografia, ma c'è anche ovviamente la medicina legale che dà il suo contributo perché dice qual è l'apporto e il tipo di sangue che c'è sulla Sindone. C'è la paleontologia, perché sulla Sindone ci sono trovati dei pollini che possono essere
messi in relazione con i pollini europei, ma anche con i pollini palestinesi. Ci sono le indagini morfologiche che fanno pensare a come sia avvenuta la crocifissione dell'uomo sindonico. Nonostante tutti questi test ed esperimenti, non possiamo ancora essere scientificamente certi che l'uomo della Sindone sia effettivamente Cristo. A livello di principio, io per credere non ho bisogno della Sindone, però di fronte alla Sindone mi metto nella stessa posizione di questo primo fotografo che l'ha fotografata. Io mi metto umanamente nell'immagine di quest'uomo, che te lo possiamo immaginare, cavalletto, telo sulle spalle, flash. E quando ha visto la lastra impressionata rispondere in quel modo e comparire delineato il corpo con tutte le ferite, con tutto leggibile, si sarà messo a piangere. E io continuo ad avere quella commozione, quel pianto davanti alla Sindone.